Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuando le catechesi sulla Chiesa, oggi vorrei guardare a Maria come immagine e modello della Chiesa. Lo faccio riprendendo un'espressione del Concilio Vaticano II. Dice la Costituzione Lumen Gentium, come già insegnava Sant'Ambrogio, la Madre di Dio è figura della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Partiamo dal primo aspetto. Maria come modello di fede. In che senso Maria rappresenta un modello per la fede della Chiesa? Ma pensiamo a chi era la Vergine Maria, una ragazza ebrea che aspettava con tutto il cuore la redenzione del suo popolo. Ma in quel cuore di giovane figlia di Israele c'era un segreto che lei stessa ancora non conosceva. Nel disegno d'amore di Dio era destinata a diventare la madre del Redentore. Nell'Annunciazione il messaggero di Dio la chiama piena di grazia e le rivela questo progetto. Maria risponde sì, e da quel momento la fede di Maria riceve una luce nuova. Si concentra su Gesù, il Figlio di Dio che da lei ha preso carne e nel quale si compiono le promesse di tutta la storia della salvezza. La fede di Maria è il compimento della fede di Israele. In lei è proprio concentrato tutto quel cammino, tutta quella strada di quel popolo di fede che aspettava la redenzione. E in questo senso è il modello della fede della Chiesa, che ha come centro Cristo, incarnazione dell'amore infinito di Dio. E Maria come ha vissuto questa fede? L'ha vissuta nella semplicità delle mille occupazioni e preoccupazioni quotidiane di ogni mamma. Come provvedere il cibo, il vestito, la cura della casa. Proprio questa esistenza normale della Madonna fu il terreno dove si svolse un rapporto singolare e un dialogo profondo tra lei e Dio, tra lei e il suo Figlio. Il sì di Maria, già perfetto all'inizio, è cresciuto fino all'ora della croce e lì la sua maternità si è dilatata abbracciando ognuno di noi. La nostra vita per guidarci al suo Figlio. Maria è vissuta sempre immersa nel mistero di Dio fatto uomo, come sua prima e perfetta discepola, meditando ogni cosa nel suo cuore alla luce dello Spirito Santo, per comprendere e mettere in pratica tutta la volontà di Dio. Noi possiamo farci una domanda: ci lasciamo illuminare dalla fede di Maria, che è madre nostra? Oppure la pensiamo lontana, troppo diversa da noi? Nei momenti di difficoltà, di prova, di buio, guardiamo a lei come modello di fiducia in Dio, che vuole sempre e soltanto il nostro bene? Pensiamo a questo. Forse ci sarà bene ritrovare Maria come modello e figura della Chiesa
in questa fede che lei aveva. Veniamo al secondo aspetto, Maria modello di carità. In che modo Maria è per la Chiesa esempio vivente di amore? Pensiamo alla sua disponibilità nei confronti della parente Elisabetta. Visitandola la Vergine Maria non le ha portato soltanto un aiuto materiale, anche questo, ma ha portato Gesù che già viveva nel suo grembo. Portare Gesù in quella casa voleva dire portare la gioia piena. Elisabetta e Zaccaria erano felici per la gravidanza che sembrava impossibile alla loro età, ma la giovane Maria, che porta loro la gioia piena, quella che viene da Gesù e dallo Spirito Santo e si esprime nella carità gratuita, nel condividere, nell'aiutarsi, nel comprendersi. La Madonna vuole portare anche a noi tutti, il grande dono che è Gesù, e con Lui ci porta il suo amore, la sua pace, la sua gioia. Così la Chiesa è come Maria. La Chiesa non è un negozio. La Chiesa non è un'agenzia umanitaria. La Chiesa non è una ONG. La Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Evangelo. Questa è la Chiesa. Non porta a se stessa, se piccola, se grande, se forte, se debole. Ma la Chiesa porta Gesù. E la Chiesa deve essere come Maria quando è andata, l'abbiamo sentito nel Vangelo, quando è andata a fare la visita a Elisabetta. Cosa portava Maria? Gesù. E la Chiesa porta Gesù, e questo è il centro della Chiesa, eh? Portare Gesù. Se un'ipotesi, se una volta succedesse che la Chiesa non porta Gesù, quella è una Chiesa morta, capito? Deve portare Gesù e deve portare la carità di Gesù, l'amore di Gesù, la forza di Gesù. E noi, che abbiamo parlato di Maria, della Chiesa, e noi che siamo la Chiesa, ma ognuno di noi, qual è l'amore che portiamo agli altri? È l'amore di Gesù, che condivide, che perdona, che accompagna? O è un amore troppo allungato, no? Quando si allunga il vino tanto che sembra acqua. È così il nostro amore? O è un amore forte o tanto debole che segue le simpatie, che cerca il contraccambio, un amore interessato? Ma una domanda: a Gesù piace l'amore interessato o non piace? Piace? Ah, non siete ben convinti, eh? Piace o non piace? Non piace. L'amore deve essere l'amore gratuito, come era l'amore di Lui. Come sono i rapporti nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità? Ci trattiamo da fratelli e sorelle o ci giudichiamo? Parliamo male gli uni degli altri? Ma io ho sentito che qui a Roma nessuno parla male dell'altro. E quello è vero? Non so. Io lo dico. Curiamo ciascuno il proprio orticello o ci curiamo uno all'altro? E sono domande di carità. E brevemente un ultimo aspetto: Maria è modello di unione con Cristo.
La vita della Vergine Santa è stata la vita di una donna del suo popolo. Maria pregava, Maria lavorava, andava alla sinagoga, però ogni azione era compiuta sempre in unione perfetta con Gesù. Questa unione raggiunge il culmine sul Calvario. Qui Maria si unisce al Figlio nel martirio del cuore e nell'offerta della vita al Padre per la salvezza dell'umanità. La Madonna ha fatto proprio il dolore del Figlio ed ha accettato con Lui la volontà del Padre, in quella obbedienza che porta frutto, che dona la vera vittoria sul male e sulla morte. È molto bella questa realtà che Maria ci insegna, essere sempre uniti a Gesù. Possiamo chiederci, ci ricordiamo di Gesù solo quando qualcosa non va e abbiamo bisogno, o il nostro è un rapporto costante, un'amicizia profonda, anche quando si tratta di seguirlo sulla via della croce? Chiediamo al Signore che ci doni la sua grazia, la sua forza, affinché nella nostra vita e nella vita di ogni comunità ecclesiale si rifletta il modello di Maria, madre della Chiesa. Così sia.